mamma, mamma sì. Non me lo ridanno più, Peppe mio. Non me lo ridanno più. Che devo da fare? Permesso. 50 anni. Come devo? Scusi. Voglio morire. Devo morire. Voglio morire. Lasciatemi morire. No, nonna, non devi morire. E devi rimanere Dovrei. Almeno per me. Mi scusi. Chi è? Mi scusi. So che forse non è il momento. Ecco. Ma ci sarebbe da mettere solo una firmetta. No. La firmetta di che? Di cosa? Cos'è una firmetta di fronte alla vita di un uomo? Si tratta di una notifica di sfratto. Non vedi, Peppe mio, manco te ne vai, arrivano gli avvoltogli. No. Gli avvoltogli arrivano. Se ne vada, per cortesia. Lei non ha rispetto di niente e di nessuno. Non capisce quello stato di profondo sconforto versa mia nonna. Se ne vada. E vattene, no, torni domani. Guarda come sta nonna. Però... Massimo ed io vogliamo brindare con tutti voi. E vogliamo esprimervi la nostra gratitudine per essere intervenuti alla festa per la laurea di mia figlia Sandra. Ma naturalmente Sandra vuole ringraziarvi personalmente, quindi la parola a mia figlia. Grazie. Io voglio ringraziare, volevo... dire grazie a tutti. Volevo ringraziarvi per la vostra amicizia. È normale che la piccola sia emozionata. Una laurea in architettura con il massimo dei voti. E per me è una grande gioia festeggiare la laurea di Sandra, ma ancora più grande è quella con cui vi annuncio l'imminente matrimonio della nostra Sandra con mio figlio Claudio. Peppe, vabbè, risuscita, che se ne sono nati. Peppe, Peppe, guarda che il caffè si fredda. Peppe, vabbè, a Peppe, ma che non ti senti bene? Peppe, Peppe, Cesare, Cesare! Che c'è, no? E dai, è sempre la stessa storia. Te la credevi la fortuna, eh? Te sei pigliata una quantità brutta, eh? Insomma, certo, mi ha fatto prendere il colpo. Grande ricchezza del morto. Grandissima. Grandissima ricchezza, è vero. Il morto l'hai fatto bene, beh. Sei stato bravo. Un anno. Voglio aspettare un anno prima di sposarmi. Stai calma, tesoro. Lo vedi che balbetti? Ma io voglio lavorare. Lavorare? Oh, amore, ma come faresti? Tu non stai bene, hai paura di tutto. Ma io voglio vincere le mie paure. Ma dai, Sandrina, che bisogno c'è? Ci siamo noi a proteggerti. Ha ragione Sandra, vuole decidere da sola. Tieni, Sandra. Claudio, tu sei disposto ad aspettare?